perché ci sono 7 miliardi di persone al mondo. Ma fondamentalmente si dividono in due categorie. Ci sono quelle che amiamo e poi ci sono tutte le altre. Muoviti verso di me. Il mio problema è che mi innamoro sempre, cioè io mi innamoro tutte le sere, ogni volta che conosco una persona io mi innamoro. Mi ricordo che mi stava antipatico. E poi ho detto, ma vabbè, questo è tutto un altro mondo, è la diversità, la biodiversità. E allora vai con la biodiversità e me lo sono tenuto stretto. Adesso, oh. Mi sono innamorata di Francesco nel momento in cui lui si è chinato e mi ha chiesto acqua naturale o frizzante. Non so come spiegarlo, non riesco. Il momento in cui io ho percepito che in quel momento la mia vita stesse cambiando è stato proprio quando abbiamo saputo che aspettavamo un figlio. Ho detto dentro di me, questa è la felicità. Io ti amo. E lascia che io diventi. Sì, per te. I love you. Vabbè, capita pure che va male e non sempre va bene. Tornavo a casa la sera dopo che ci eravamo visti, infilavo la chiave nel portone e sorridevo da sola. Le farfalle nello stomaco sono reali, sono fisiche, ce le hai, le senti, ti formicolano, non puoi fare finta che non sia così. Su di me, senza paura di ogni gesto, fallo adesso. Appena l'ho vista ho pensato, beh, ammazza che bel culetto. Mi ricordo il momento, eravamo in macchina e io ho detto, io questo me lo sposo. E lì ho capito che qualcosa stava cambiando e quindi ho detto, ecco, adesso mi sa che sono stata fuori 4 mesi e al rientro dal viaggio ho detto, adesso è il momento. Noi ci siamo conosciuti e messi insieme a ottobre proprio, di 29 anni fa. Ho 18 anni e non mi sono mai innamorata. Mi ha fatto paura quella felicità perché avevo paura di soffrire. Pensiamo di dover fare per forza quella corsa sfrenata che sembra quasi non avere il tempo. A me la maggior parte delle volte mi sento la pancia che mi esplode. Veramente quando l'ho visto non mi era piaciuto per niente. La mattina dopo io dicevo, adesso mi dirà delle cose pazzesche. E mi ha raccontato tutto Frankenstein Junior. La sensazione che ho provato quando mi è arrivata quella lettera non l'ho mai provata. Di quello continua a parlare, a fare delle cose, magari anche a neanche poter immaginare che dentro di me si stava smuovendo tutto un mondo che chiedeva sei tu? Sei tu? Rosa, rose, rose fioriranno l'anno che è passato, prossimo è imperfetto. Lui con niente aveva fatto tutto. Ci siamo visti alle 6 di pomeriggio, a un certo punto ci siamo resi conto che erano le 2 di notte e che non avevamo cenato, non avevamo mangiato. Lui mi ha catturato proprio con quella festa. E io mi innamoro, è così purtroppo. Siamo andati a vivere insieme e niente, adesso c'è Lorenzo che nasce tra 2 mesi. Fallo adesso. Dai, fallo adesso. Mai più? Per sempre. Mai più? Per sempre. Siamo terra e mai più? Per sempre. Mai più? Per sempre. Mai più? Per sempre. No. Adesso.